Salve a tutti e benvenuti alla soluzione del sesto episodio ed ultimo per quanto riguarda la classifica del concorso natalizio di Sherlock Castle Holmes, enigmi scacchistici. In questo caso Holmes ha da fronteggiare ben tre problemi, uno dietro l'altro, per scappare dalle grinfie di Moriarty. Ha davanti tre scacchiere su cui non sono indicate né le coordinate né si capisce bene i colori delle case, quindi non si può assolutamente identificare in che posizione si è girata la scacchiera. Potrebbe essere girata in quattro modi diversi. E cosa va fatto? Va capito se in generale le posizioni sono legali o meno e, se possibile, dove dovrebbe siedersi il bianco per giocare la partita, che è rappresentata dalla posizione giocata. Ok, cominciamo con il primo. La posizione era questa. Sappiamo che i re sono inchiodati, proprio non nel termine tecnico del gioco, ma proprio con dei chiodi piantati sulla scacchiera, quindi non si possono muovere. Sherlock Carson Holmes deve spostare a proprio piacimento questi pezzi sulla scacchiera, alcuni sono ribaltati eccetera, metterli in posizioni in cui danno matto al re avversario. Ok, se provate a mettere questa soluzione su un motore o se la studiate, vedrete che è praticamente impossibile dare matto velocemente. Servono almeno 5 mosse per portare il re su un board e dargli scacco matto lì, perché questi tre pezzi sono abbastanza mal coordinati tra di loro in generale per poter dare uno scacco matto a 100 scacchiera. Vediamo infatti che può succedere qui. Ora, si potrebbe provare a usare le torri in coppia su colonne o traverse adiacenti, però in questo caso il re ha tre vie di fuga che non possono essere coperte dal cavallo piazzato in nessun modo. Un altro modo potrebbe essere quello di cercare di stringere il re avversario in una morsa tra le due torri, però anche in questo caso il cavallo non può nulla. Il massimo che può fare questa posizione è addirittura dare stallo, ok, perché non riesce a coprire tre case contemporaneamente. Come si risolve questa situazione? Bene, bisogna cercare una posizione illegale, ovvero questa. Ci sono sempre le solite linee di controllo che abbiamo visto prima: il cavallo controlla queste due case, ma le torri ora controllano la casa dove sta il re e si difendono a vicenda indirettamente. Quindi in questo caso è scacco matto, però questa posizione è impossibile da raggiungere perché si sta dando scacco con due pezzi che sono da direzioni opposte. L'unico modo per dar scacco con due pezzi è tramite un qualche tipo di scoperta, che però in questo caso non ci può essere, anche perché le torri sono in contatto diretto col re avversario. Quindi questa posizione è illegale e inoltre non si può dire nulla neanche su come dovrebbe essere piazzata a sedere il bianco per giocare questa partita, perché fondamentalmente non ci sono indizi che ce lo possano dire. Tra l'altro, queste torri e cavallo si potevano anche sviluppare in verticale, non c'è nessun problema, il cavallo può stare sia da un lato che dall'altro delle torri e si ottiene sempre il solito scacco matto. Veniamo ora al secondo problema. Questa è la posizione mostrata a Sherlock Holmes, è stata girata la scacchiera rispetto a quella vista nel video precedente, e ora spiegheremo anche perché. Ok, qui non c'è da spostare niente, è tutto pronto e precotto. Cosa abbiamo? Abbiamo il re nero che è attaccato doppiamente, uno scacco doppio, quindi la mossa per forza deve essere del nero, altrimenti o ha preso scacco matto, e non è questo il caso, o è illegale, quindi mossa al nero. Cosa comporta questo? Bisogna capire che mossa ha fatto il bianco per riuscire a dare scacco con questi due pezzi. Ora, tipicamente quello che si va a cercare è una scoperta, perché non si possono spostare contemporaneamente due pezzi per dare scacco, quindi uno dei due presumibilmente si deve essere spostato per dare scacco e scoprire lo scacco dell'altro. Qui però la cosa non è fattibile, perché sarebbe fattibile se questa torre potesse spostarsi così in diagonale per lasciar libera questa iniziativa, oppure se questo fosse un alfiere cavallo, nel senso che potesse performare uno spostamento di questo tipo per liberare lo scacchettatore. Questo non è possibile, quindi a prima vista questa sembra una posizione impossibile, quindi illegale.
realtà però non è proprio così, perché qui siamo su un bordo della scacchiera e questo dovrebbe far sorgere nuove possibilità per il bianco. E difatti c'è verso di dare una scoperta e di portare una torre in questa casa. E vediamo un po' come è possibile questa magia. Ecco qua. La mossa precedente è stata una mossa di questo tipo, dove il nero si è fatto catturare un pezzo in questa posizione dal pedone. Quindi, prima cosa, per rendere possibile questa posizione bisogna che il bianco giochi dal lato basso della scacchiera ora. Inoltre ci deve essere la possibilità di promuovere, perché è l'unico modo per aprire questa linea di attacco e contemporaneamente crearsi con la promozione una torre in D8 per attaccare il re. Ed eccoci qua alla terza posizione, anche in questo caso l'abbiamo vista in questa maniera. Io faccio una magia e la rigiro così. Questo perché scopriremo ben presto che il bianco attacca in questa direzione. Ok, abbiamo anche qui un bel attacco doppio sul re bianco, quindi la mossa sta al bianco ora, e c'è da capire il nero che mossa abbia fatto per poter dare questi due scacchi contemporanei. Anche qui il solito problema. Ok, c'è questo pedone che potrebbe essersi spostato effettivamente dando una scoperta, però sarebbe rimasto l'attacco di donna sul re, quindi il re la mossa precedente doveva infilarsi sotto scacco, non era fattibile. Tra l'altro un pedone qui in F4 avrebbe pure anch'esso dato scacco al re, quindi ulteriori complicazioni. Allora che diavoleria c'è in questa posizione? Bene, guardate un po' che magia. Ecco qua. E voi direte, come ha fatto questo pedone nero a mangiare quest'altro pedone bianco non essendo in F3? Perché semplicemente il pedone ha mosso di due case, è stato preso en passant. Ok, se non conoscete la presa en passant, andatevi a rivedere il video, che è una delle mosse meno conosciute degli scacchi. Si può fare solo quando l'avversario muove un pedone di due passi e si va a affiancare a un proprio pedone. Questo lo può in quel caso catturare in diagonale, come se avesse effettuato la mossa in due tempi. Ok, difatti un'idea che poteva venire vedendo questa mossa è che semplicemente il pedone nero avesse catturato qualcosa in F3 scoprendo questo scacco. Il problema è che normalmente una presa normale rimaneva in questo caso da prima l'attacco dell'alfiere, quindi questa mossa di per sé non andava bene. Andrebbe bene soltanto se questa mossa levasse di mezzo un pezzo bianco da F4, ed è proprio quello che succede con la presa en passant. Quindi non ci sono altre possibilità. Comunque anche questa è una posizione legale come la precedente, e si può dare scacco doppio anche in questo modo strano, non muovendo nessuno dei due pezzi ma muovendone un terzo, che rimuove un ostacolo non nella posizione dove finisce. Ok, quindi questo chiamiamolo tentativo, questi enigmi scacchistici per ora non dico finiscono ma si mettono in pausa qui, e abbiamo quindi dei vincitori, anzi un vincitore del premio, il video praticamente dedicato a scelta. E comunque complimenti veramente a tutti quelli che almeno hanno raccattato un punto. Sicuramente sono dei bravi giocatori che hanno intravisto qualche soluzione. Non era facile perché la partecipazione è stata piuttosto elevata, quindi anche un punto solo può significare parecchio. Comunque ecco il podio, e lo scrivo qui con una nota, e spero di poter continuare con altri enigmi più avanti. Per ora ci fermiamo un po' qui, ne abbiamo fatti abbastanza, una bella digestione natalizia che ci voleva, devo dire, almeno un po' di rinfrescatura al canale. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao!